E finalmente me lo sono letto questo primo numero di Dylan di questa nuova trilogia dell'inizio, del nuovo inizio che è appena iniziato, che poi continuerà, perché poi comunque è un inizio che continua e chissà dove ci porterà, boh, e chi lo sa. Comunque davvero una storia piacevole, simpatica, molto onirica, molto citazionista, questa scritta da Claudio Lanzoni, sceneggiata da Recchioni, disegnata da Pontrelli, ma un Pontrelli che mi è piaciuto molto di più anche delle altre volte, devo dire un Pontrelli proprio in ottima, ottima forma. Mi è piaciuta molto pure la citazione al numero 399 che c'è all'inizio dell'album, mi è piaciuta la citazione del 400 che c'è alla fine dell'album e ciò dimostra che la continuity della Borelli, come già sapevamo, si chiama continuity campacavallo perché veramente se ne parla anni per avere riferimenti a albi già letti e vabbè, ce ne dobbiamo fare una ragione. E quindi non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo che saranno sceneggiati dalla Baraldi e disegnati da Sergio Gerasi. Io avrei preferito farglieli fare sempre gli stessi che hanno scritto questa prima parte, che è più un preambolo, che fa più da preambolo. E quindi spero, di sicuro scopriremo, insomma, chi è questa bella gnocca che si avvicina nel finale a Dylan. E che probabilmente gli sottoporrà, insomma, un nuovo caso incubuso.